Buonasera, bentornati ad Ore Talk, ultimo appuntamento del 2023 con Brando De Sica, Vincenzo Ricchiuto, Romano Montesarchio e Fabrizio La Monica. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Ore Talk, ultimo appuntamento del 2023 questo, quindi così va, poi ci ritroveremo nel 2024 e oggi avremo quattro registi, dovremmo partire da Brando De Sica, poi Vincenzo Ricchiuto, Romano Montesarchio e Fabrizio La Monica. Faccio subito entrare. Eccolo! Allora, Hello! ciao! Ciao! Senti, fatti fare subito la presentazione ufficiale come faccio con tutti. Yes! Brando De Sica debutta ad Ore Talk! Eccolo! In sessione Freddy Krueger Eccolo! Insieme a Freddy! insieme a Freddy Krueger! Freddy Together Krueger! with Freddy and Wes. Allora, Brando, domanda che faccio a tutti, come stai innanzitutto? Bene, sono un po', insomma, sai, non sto diventando sempre meno amante del Natale, era una cosa che mi piaceva moltissimo. Come mai? Adoravo quando ero bambino i regali, la magia del Natale. Poi adesso è un momento così cinico e così complesso che diventa quasi un'ipocrisia, che non posso tollerare alcune cose. Allora, carissimo, tra poco andremo subito a parlare della tua opera prima, ovviamente, Mimì il principe delle tenebre, però con te io faccio le domande classiche, è un debutto. È vero che sei il figlio di Christian, però credo che gli utenti vogliono sapere, se mai ce ne fosse bisogno, ma ripeto sempre, per me ce n'è sempre bisogno, com'è nata la tua passione per il cinema? Mi sembra un po' scontata qualche risposta, però dici, dici. Beh, io ero veramente molto piccolo e mio zio Manuel continuava a proiettare film a casa anche mio padre. Diciamo che vengo da una famiglia di cinefili e soprattutto zio Manuel lo era. E quindi da piccolissimo mi fecero vedere Dracula il vampiro di Terence Fisher con Peter Cushing e Christopher Lee e in doppietta La notte dei morti viventi di Giorgio Romero. Ah, proprio la bomba. Ma io avevo 6 anni perché il primo film che mi ricordo di aver visto in assoluto, e se non sbaglio era l'88 ed avevo 5 anni, è stato al cinema all'Adriano quando era una sala sola ed era prima un teatro, quindi aveva questi drappi rossi, le sedie rosse di velluto, i palchetti d'oro. Quindi aveva proprio quella magia, quella magnificenza che ha il cinema. Tu sai perché i drappi sono rossi e le sedie sono rosse di velluto al cinema? Spiegacelo. Perché hanno voluto gli americani ricreare l'effetto, come chiamano loro, del womb effect, cioè della placenta. Il rosso di Ah, non lo velluto sapevo, del bellissimo. drappo e della sedia di velluto ti riportava alla placenta di tua madre. E quindi è uno Bellissima questa. stato, capito, primordiale in cui tu potevi assimilare il film, o cercavano in tutti i modi di farti assimilare il film, Fantastico. perché che cos'è il cinema se non un'illusione? E noi cerchiamo di fare questo tipo di magia. Infatti, oggi sono tempi veramente molto duri, Già. per il tipo di fruizione che noi abbiamo. Nell'88 fu il barone di Munchausen ed ero con mio cugino Andrea, eravamo piccoli, lui è più grande di un anno di me, ma avevamo proprio le gambe che non toccavano per terra. Bellissimo. E mi ricordo che fui preso moltissimo da Terry Gilliam dal film Meraviglioso, ma mi ricordo proprio la magnificenza del cinema, dell'esperienza cinematografica, del suono, dello schermo gigante, del buio nella sala. E questo mi impressionò tantissimo. E io volevo rifare questo tipo di spettacolo, che era apparentemente bidimensionale, ma diventava quadrimensionale con le persone. Bellissimo. Quando invece sono stato cosciente di vedere un film con occhio, anche se ero piccolissimo, come si potrebbe dire, da regista, da tecnico, cioè che dicevo, ah, guarda questo primo piano, ah, guarda questo controluce, fu veramente Dracula il vampiro di Terence Fisher. E
E La notte dei morti viventi, che se pensi sono due film dell'orrore, ma due Sì. film che hanno due impostazioni stilistiche molto diverse. E Terence Fisher con Drago il vampiro ha tutta la teatralità e il formalismo di un certo tipo di cinema horror che io adoro e avevano preso comunque da Mario Bava quel tipo di Beh, luce psichedelica. sì. E invece Romero porta avanti, visti i tempi del 68, il discorso nella Age of Aquarius verso il politico, il messaggio politico. E quindi E gira un film. l'ha fatto suo Brando, una sua identità praticamente, Esatto, Giorgio Romero. ma ha fatto suo anche il fatto che aveva pochi soldi e quindi ha fatto un tesoro di quella cosa là. Quindi Assolutamente. il look naturalistico della Notte dei Morti Viventi ha da insegnare fino ad oggi ai vari mockumentary, partendo A da Blair Witch voglia. Project a Paranormal Activity. E questo è stato interessante perché insieme ho avuto l'onore di vedere questo binomio a 6 anni e questo mi ha estremamente, Formato. no, formato, poi la formazione te la fai dopo, no, ma sicuramente forgiato e colpito Forgiato, moltissimo. ecco, forgiato tantissimo. Formato, però tu ti sei formato perché allora io mi ti ricordo piccolo come attore, piccolo, insomma, sì, eri piccola, anni Calcola 90 che parte. avevo finito di smettere di fumare le sigarette 9 mesi fa, ma adesso con Ecco. le presentazioni fuori dal cinema ho Si è ripreso a agitato fumare. e via. Sì, sì, sì. Allora io mi Ma è una ricordo cosa che orrenda, che dico di non fare a nessuno e che adesso no, ho non un'altra fumate, sigaretta. io non fumo, non Brava. fumate. Ecco, anni 90 parte seconda, mi ti ricordo a te, piccolo piccolo, perché io sono un po' più poco più vecchietta di te, poco poco. Poi a spasso Hai di ricordato sterco, una cosa pazzesca. Era anni l'episodio 90 di parte seconda. Enrico Olduini, io facevo il chierichetto. E certo, mi ricordo bene. Poi Esatto. hai fatto a spasso nel tempo 3, Paparazzi, insomma, come attore. Poi anni Spasso del 60 tempo in 1 e TV. 2. Esatto, Compagni di scuola, la serie TV, Attenti a quei tre in TV. E poi so che poi mi devi spiegare perché voglio chiederti anche qualcosa sui cortometraggi. Io sono molto appassionata di corti. Tu ne hai fatti tre, tra l'altro vincendo anche qua diverse cose. Quindi hai già anticipato, dico, i cortometraggi fanno la gavetta, sono la grande scuola, la grande gavetta che poi ti porta in qualche modo ai lungometraggi. Hai fatto L'errore, Non senza di me e Aria. Voglio subito chiederti com'è stata l'esperienza con questi tre cortometraggi. Beh, tu pensa che tutti i corti che ho fatto non nascevano mai da una mia volontà di raccontare qualcosa, ma mi venivano Certo. assegnati ed Quindi sei erano. ancora più bravo, però. No, questo, beh, non, questo è opinabile, ma Vai, te lo dico io. ti ringrazio. Ma ad esempio, L'errore che ha avuto un enorme successo come Non senza di me nasceva perché Katrinelle Marlon mi aveva chiesto di fare un corto sulla borsetta. Lei voleva disegnare borsette al tempo, ma anche intraprendere il lavoro d'attrice. E quindi con Massimiliano Di Ludovico mi hanno chiesto di fare questo corto. Io gli ho pregati di poter fare una sorta di carosello, come si faceva prima, quindi di mettere la borsetta all'interno di una storia. E in quel momento io stavo scrivendo, anche se non compaiono i titoli. Il racconto dei racconti con Matteo Garrone, che è una delle persone che io amo di più e uno degli amici più cari che ho in assoluto di più, una delle persone che mi ha insegnato di più. Io avevo conosciuto Matteo ormai 20 anni fa ed era per Gomorra, che ormai ha 20 anni, credo di Beh, sì, ormai. ma è un film straordinario. E lui aveva il Canaro e il Canaro era il suo primo film che doveva fare. Ma lo prendeva e ogni volta lo rimetteva da parte. E anche prima del racconto dei racconti, fece la stessa cosa dopo Reality, cioè prese il Canaro, abbiamo sviluppato la quarta stesura. Perché abbiamo sviluppato? Perché lo incontro in un locale, diventiamo subito amici, perché abbiamo entrambi la passione per la cronaca nera e conoscevamo tutto. Io già da allora volevo fare un film sul mostro di Firenze che mi porta avanti da tanto tempo. E lui aveva questa cosa del Canaro. Ed è bello il modo in cui Matteo Garrone declina la cronaca nera, perché non ne fa semplicemente un voyeurismo, cioè non è che rimette in scena il Canaro della Magliana o il Nano di Castro Pretorio per l'imbalsamatore, no, lui prende questi spunti e departe con la sua fantasia per raccontare altro. E storie d'amore, poi, come era Dogman.
rimette da parte il canaro e ho assistito a delle scene straordinarie che poi non ho visto nel film, ma era bellissimo poter vedere Matteo pensare, avere paura, mettere in discussione insieme al grandissimo Ugo Chiti, che è il suo alleato numero uno, Massimo Gaudioso. E c'era anche Braucci e poi conobbi Edoardo Abbinati sul racconto dei racconti, perché mise da parte di nuovo il canaro e mi disse: senti, leggiti L'Ugunto degli Ugunti quest'estate, scegli cinque racconti e ci vediamo dopo l'estate. E L'Ugunto degli Ugunti avrà 400 racconti, io scelsi gli stessi cinque racconti che anche a lui piacevano e abbiamo iniziato a scrivere il racconto dei racconti così. Mentre scriviamo il racconto dei racconti, c'erano vari libri di favole o studio sulle favole. Io lessi questa favola scritta da un ignoto che mi diede l'ispirazione per l'errore. E così usai quella favola là per raccontare l'errore. Ora non voglio fare troppo i voli pindarici perché con te che No, no, no. parlerei ore e ti adoro, Lo so, lo so, lo tu lo sai so, lo che. so. Però, Lo so. e quindi ho avuto la fortuna che il cliente, chiamiamoli come si chiama in gergo, mi desse retta e quindi mi faceva fare, mi dava la libertà di poter portare il suo prodotto all'interno del mio mondo. Così è stato anche. Posso dirlo, sai perché io dico? Perché io credo, ma questa è una mia opinione personale, che se viene affidato ad un regista, che è un artista, un'opera non sua, una sceneggiatura, un soggetto, una sceneggiatura non sua, e questa riesce a portarla bene, che sia cortometraggio o lungometraggio, e riesce a sfondare con un'opera non sua, vuol dire che sia un grande regista, secondo me. Questo Ti qua, ringrazio. questo è il mio pensiero personale. Ti Mimì, ringrazio. il principe delle tenebre, la tua opera prima. Se dovessi vendere come Vanna Marchi, veloce, Non lo so dinamico, svelto. fare. No, non lo so fare. No, ma No, dimmi. veloce, dinamico, svelto. Se dovessi vendere il tuo prodotto, che è un bel prodotto, io ho avuto la fortuna di essere alla prima. Mimì, il principe delle tenebre, che cos'è? È un film sull'importanza dei sogni, è sulla fuga dalla realtà e sulla ricerca di identità, che sono tematiche che io scrissi 10 anni fa, perché il soggetto era pronto 10 anni fa e la sceneggiatura 7 anni fa, ma che sono ancora più attuali oggi. Se tu vedi le torri d'avorio che si costruiscono i ragazzi su TikTok o Instagram, corazze per non affrontare direttamente il mondo per cercare la propria identità, un mondo che diventa sempre più cinico, corrotto e pauroso. E di questo parla il film, attraverso poi quella che è la filmografia dei vampiri, del cinema dei vampiri, che Certo. appunto, non riflettendosi sullo specchio, non sono, e per essere qualcuno devono rubare il sangue nel DNA. Però ti dico anche che ora stiamo intellettualizzando anche troppo e lo sto facendo perché l'opera ormai è compiuta, l'ho vista e rivista e quindi riesco a parlare dei perché, dei per come, di alcuni simboli. Però ti giuro, guarda, quando io scrivo il soggetto e poi la sceneggiatura, di tutto quello che ho fatto mi rendo conto solo dopo di quello che ho fatto, cioè di cosa volevo raccontare. È totalmente inconscio. È vero. Mi appaiono dei simboli, ho delle pulsioni, ho delle follie che voglio far uscire fuori. È un po' come uno che poga dentro un concerto heavy metal, butto fuori tutte queste cose qua. Perché poi alla fine, che cos'è la regia o il cinema se non caos controllato? Quello che cerchiamo di fare. Siamo Mi maniaci. piace, mi piace caos controllato, Sì, siamo per, mi maniaci del. piace. I registi, purtroppo, sono maniaci del controllo e devono stare attenti a questa cosa. E quindi scrivo, e per fortuna insieme a Ugo Chiti e poi a Irene, che al tempo eravamo fidanzati ed è stata una grandissima storia d'amore per me, le voglio veramente molto bene. E loro mi aiutavano a stare all'interno dei binari. E poi alla fine della sceneggiatura si gira il film, ma prima di girare il film io ho un'altra specie di vomito di mie cose che è nello storyboard, dove mi metto con dei grossi quaderni tipo questo qua che ho, ad esempio. Prendilo, ci Quelli vedere. di Mimì stanno di là, se mi danno tempo ti faccio vedere, ma sono, capito, quelli di. Bellissimo.
Sono quelli da pittore. Da pittore, sì. Li apro e disegno. Questo è il nuovo. Qua c'è una sceneggiatura perché c'è una nuova cosa da fare. Fantastico, fantastico. E disegno Posso. tutto su questi quaderni qua. Brando, posso dire che mi hai fatto. Io difficilmente ho le lacrimucce al cinema. Quando c'è stato, tu lo sai, un omaggio ad un film che io non lo potevo sapere che c'era quell'omaggio. Hai Quello è capito già stato. di cosa sto parlando? Così, piangeva. E il patatà che mi ha Cazzo, ma preso fuori. quando l'ho visto anch'io ho pianto da bambino quella scena Capisci? raccapricciante. Sì, ma c'era così tanto a poesia in Fulci e Sì, amore, cioè c'era proprio assolutamente. era cioè, c'era veramente qualcosa, un peso nelle sue immagini, nei suoi testi, nella scelta degli attori. Minchia, quella scena Assolutamente. là con i bruti che picchiano la prostituta con le catene al cimitero, che poi è bello, è girato di È giorno dura. con luce del giorno. E c'è Ornella Con Vanoni la che esce fuori. musica, esatto, è con la musica che va in controtendenza, ma con la scena, ma va, si Sai, sposano. esatto, quella cosa che tu dici controtendenza, sai chi l'ha inventata? Proprio che è stato il primo a inventarla, è teorico, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock è Alfred Hitchcock. stato il primo a sperimentare quello che lui chiamava cosmic indifference, ovvero quando sta succedendo qualcosa di terribile e terrificante, vediamo il mondo intorno che non se ne accorge, che passa come Esatto. quando noi tremendi passiamo davanti magari a un povero barbone che sta morendo e non ci pensiamo. Quella è la cosmic Esatto. indifference che rende ancora più solitario, agghiacciante. È ingiusto quella violenza o quell'horror. Oggi come oggi stiamo vivendo delle cose che veramente mi fanno una paura tremenda e C'è molta paura, molta inquietudine, tra l'altro, io direi mi anche. A chiedo me veramente inquieta. che cazzo vai a raccontare nell'horror. È talmente horror quello che abbiamo di fronte, quello che vediamo nelle cronache tutti i giorni, che cosa vuoi Purtroppo. aggiungere? E allora io Nulla. preferisco Allora Nulla. io preferisco un horror declinato al romanticismo. Mi piace tornare quando ero bambino al Monster Movie. Quello che ho fatto è un Monster Movie, un film su un mostro. Esatto. Quindi ho ripreso il gotico, che poi Esatto. è la letteratura con cui io sono cresciuto. E ho ripreso poi la passione per quei film che erano quelli di Carl Laemmle, che era il produttore della Universal, quando rese grande la Universal, la rese grande perché riadattò tutti i testi classici dell'horror, Frankenstein, Dracula, sapete, l'uomo invisibile. Assolutamente sì. Tanti Questi. omaggi, tanti omaggi nel film. Brando, io vorrei Ma parlare con aspetta, volevo te. dire l'ultima cosa. Questi Vai. film qua avevano una caratteristica che poi negli anni Ottanta si è persa, quando è entrato il cinismo, quando le banche hanno preso il controllo del mondo. Avevano un impeto romantico, cioè raccontavano fatti neri di uomini neri. Però cercavano di mettere della pietas, cercavano di mettere il romanticismo, cioè si creava veramente una situazione nicciana da Nascita della Tragedia perfetta, dove il coro e l'attore erano in tempo, dove l'Apollinio e il Dionisiaco lavoravano insieme. E io lo trovo molto romantico perché penso che così sia la vita. E sono d'accordo con te, tanto romanticismo, ma mancano meno di 2 minuti perché poi c'è il cambio con un'altra rete. No, non voglio. Sì, non Siamo voglio. qua con io, Bela Lugosi. Guarda chi c'ho Bela Però Lugosi. c'è Bela Lugosi, eccolo che si è fatto mettere C'ho la bara Edgar così. Allan Poe qua con me. E poi Che c'ho il c'è? magnificente Senti, io Vlad ti devo Tepes. fare Questo l'ho una domanda. preso in Transilvania. Esatto. Domanda velocissima, ma hai pochi secondi. Progetti futuri? Sto lavorando a due soggetti. E sono sempre horror. E uno è ambientato nel 700 francese durante il Re Sole, Sì? Bene, beh. ma quello a cui tengo di più ci sto ricercandolo da 20 anni, Sì? insieme a Michele Giuttari, che è un mio carissimo amico, che era il capo della Mobile di Firenze durante il Mostro di Firenze, Sì? e colui che scoprì i compagni di merende, e oltre i compagni di merende disse: questi sono soltanto la punta di un iceberg, perché dietro c'è C'è una altro. setta. E per raccontare movimenti esoterici che esistono, che Esatto. hanno in qualche modo accompagnato il nostro mondo,
bisogna departire con la fantasia in qualche modo e creare una Assolutamente. metafora, come hanno fatto film come Matrix o Indiana Jones, anche perché rifare il mostro di Firenze così com'è è molto scivoloso, è difficile, non vorrei cadere nel voyeurismo e soprattutto Assolutamente. l'indagine è ancora aperta e ci sono le famiglie delle vittime, quindi Bisogna andarci molto cauti, molto cauti. bisogna avere molto cura di tutti Esatto, quanti e bisogna molto stare molto attenti. rispetto. Molto Molto rispetto. rispetto anche dei circoli di magia. Brado, io ti do un grande abbraccio, un forte bacione. Però che palle, mi hai fatto parlare poco. Noi dovevamo parlare un sacco di tempo qua. Dice, vieni, vieni, abbiamo rimandato. Finito così. 20 minuti. Allora Non facciamo una cosa. approfondiamo, non approfondiamo. No, approfondiamo. Allora, un giorno di questi tu mi inviti quando sei libero, mi chiami, mi dici Tania, vieni a casa, io vengo e ti faccio un'intervista almeno di Ma io te un'ora. l'ho detto che volevo venire a casa tua e fare l'intervista con te A casa mia, together. allora io ti offro il caffè, Certo. ma io c'ho una casa minima. Veniamo io e Freddy, Vieni Freddy, tu e Freddy, Freddy. dai che ci organizziamo per bene e in bocca al lupo per il Vespertine Awards, perché Mimì, il principe delle tenebre, è in concorso al primo premio cinematografico italiano di genere, perché è il primo in Italia, non è un festival, al Vespertine Awards, terza edizione, 25 maggio a Roma. Per me è un onore. Mi raccomando, giuria, abbiatene cura. Esatto. Ciao Brando, mandami un Ciao belli. bacione. Ciao, ciao tesoro. Buon Natale e a Buon tutti Natale e voi. buon anno. E amo molto te, amo molto l'horror e amo molto tutti quelli che ci seguono e amano l'horror. E io ti voglio Grazie. tanto Siamo le bene. Ciao. persone, tra l'altro, più sane, anche se apparentemente non sembra. Confermo. Ciao, tesoro. Ciao Brando. Ciao, 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 ciao tesoro. ciao. Ciao. Grazie, grazie a A te. Brando De Sica, un grande, veramente. Adesso facciamo entrare Vincenzo Ricchiuto e con lui parleremo di un altro film interessantissimo, assolutamente. Facciamolo entrare. Eccolo qua. Ciao Vincenzo. Aspetta che ciao, che qua mi devo... Tranquillo, eccoti qua. Vincenzo Ricchiuto, Adore Talk. Ciao Vincenzo. Ciao, Come ciao. stai? Tutto bene? Tutto bene? Tutto a posto? Allora, Bene, caro, bene. allora anche per te è un debutto come Brando, come un altro debutto che ci sarà subito dopo di te. E allora la domanda, anzi, le due domande insomma, nascono sempre spontanee. Vogliamo sapere come nasce la passione per il cinema, in particolar modo per il cinema di genere, che io ricordo e ripeto, è l'horror, il thriller, il noir, il giallo, la fantascienza e il fantastico. A te. Ma in realtà è l'horror che mi ha fatto cominciare a decidere di fare questo lavoro. Perché insomma all'epoca si noleggiavano le videocassette, no? C'avevo il complice del negozio delle videocassette che mi dava sotto banco i film Ecco. che anche non dovevo poter vedere, insomma, Arancia Meccanica, questi film qua. A un certo punto mi dà Shining, era lì, insomma. Da lì è nato tutto, perché poi ho notato la stessa regia di Arancia Meccanica, ho detto chi è questo? Vediamo gli altri film di sto tizio. E di lì in poi è nato tutto, è stato l'inizio della valanga, come si dice. Senti, siamo tutti spettatori, a tutti noi piace il cinema, però poi per voi c'è quel guizzo in più, no? Passate dietro la macchina da presa. Com'è stato il processo che ti ha portato ad entrare nel mondo cinematografico vero e proprio? Ma il processo dici proprio pratico, come ho cominciato? Sì, proprio come è iniziato. Ma in realtà, vedendo appunto i film, a un certo punto mi è venuta l'idea, ma voglio farle anch'io queste cose, insomma. Poi ovviamente la miglior scuola è vedere i film, come sappiamo tutti, più che le scuole. Quindi più ne vedevi, più imparavi senza saperlo, no? E quindi imparavi ad amarli e anche a volerli fare. Niente, in realtà mi sono buttato, ero a Bologna all'università, ci stavano girando un film di Cristina Comencini, mi sono alla pausa pranzo, mi sono buttato, ho fatto, posso partecipare? E poi avevo 20 anni, insomma, avevo una faccia di culo un po' più grossa di quella che Giusto, ho giusto. adesso. E mi hanno preso a fare il video assist, solo per le settimane in cui giravano a Bologna, poi sono piaciuto, mi hanno chiamato per il film successivo, ha fatto tutto. E da lì ho imparato il set, le cose si imparano poi sul campo. E niente, poi la stessa Comencini mi disse: fai le cose tue, cioè non fare solo Il l'assistente, grande no? Fai solo... Comencini.
se non fai solo quello, e allora ho cominciato a provare a scrivere, ho fatto corsi di sceneggiatura, insomma, ho studiato con degli un professore di sceneggiatura della Columbia, che è italiano, si chiama Giovanni Robbiano, che è un maestro di sceneggiatura, e da lì ho cominciato a scrivere le mie cose, ho fatto i miei corti, ho fatto un master negli Stati Uniti, insomma, di cinema, ho girato il mio primo corto che non è mai stato montato, mai stato girato, ma... Ah, no? No, perché all'epoca c'erano problemi di formati, Palomin, TSC, nastri, era un incubo. Sì. Poi il primissimo corto l'ho girato a Roma con una ragazza che faceva l'attrice, faceva il suo primissimo corto, che adesso è famoso, si chiama Bianca Nappi. Infatti siamo amici. Ah, ok. Io ho fatto il mio primo corto con lei, il suo primo corto con me. Questo, così è nato, e da lì in poi, dati di fare, sai com'è? Quando sì, sei sì. Indipendente puro, non conosci nessuno, devi fare il culo, e quindi rinunciando a molte cose, ma ho fatto un po' di corti, ho fatto un sacco di video musicali, e finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche il lungo. Abbiamo fatto anche il lungo. Tra l'altro, noto con molto piacere, e tu fai parte... di questa schiera, che io lo dico sempre, i cortometraggi, lo stavo dicendo anche con Brando De Sica poco fa, sono una grande scuola, un grande allenamento, tanta gavetta prima di arrivare poi a quello che è il lungometraggio, ma anche i video musicali, non sei l'unico che parte dalla regia o comunque da dietro le quinte in qualche modo, che lavora all'interno dei video musicali. La domanda è che differenza c'è tra fare la regia, diciamo, di video musicali, o comunque stare dietro le quinte, cercare, e fare la regia di un film, che poi sia corto o lungo ha poca importanza, secondo me, perché il video musicale è completamente diverso. Beh, no, in realtà no, perché comunque no? Tu pensi romanzo e racconto, per dire, no? Il cortometraggio è come se fosse un racconto, il lungometraggio è un romanzo. Per i video musicali, la cosa bella dei video musicali è che, non essendo legato a delle dinamiche fisse che sono del cinema, puoi usare un botto. Ho fatto video in 3D, video musicale in 3D per una band americana. C'è molta sperimentazione, mi stai dicendo. Puoi usare delle idee che poi magari le ricicli nel film, che hai visto che funziona. Ho girato un film girato completamente con gli attori che recitavano al contrario, per dire, poi rimontato al contrario, vanno dritti, ma si muovono in maniera strana. Cioè, puoi giocare molto a livello visivo con i video musicali, però resta, perché ci sono, cioè, molti film hanno sequenze intere musicate, vedi Cohen, per dire, o lo stesso Kubrick, che sono dei veri e propri video musicali, tra virgolette, che sono delle sequenze del film dove vedi solo musica e immagini, che in realtà è il cinema puro, musica e immagini. Ma è vero che la lavorazione è più veloce sotto alcuni aspetti, cioè più dinamica, mettiamola così. No, beh, diciamo, a livello pratico la cosa che ti fa meno problemi è che non devi fare l'audio, nel video musicale ce l'hai già. Esatto. Non devi registrare l'audio, non devi fare la produzione audio, a meno che... A me piace, come scrivo da sempre, i miei video musicali spesso sono dei cortometraggi musicati, in realtà. Una storia, una sceneggiatura, tutto. Quindi abbiamo fatto una serie di video musicali per una band milanese di hard rock, che sono quattro puntate di un'ipotetica serie. Quindi fantastico! Usando gli stessi attori, noir, uno stile noir, quindi sono ambientate a Milano di notte, insomma c'è un po' di tematiche varie tra l'ossessione, certo, lo stile, cioè un po' di... Quindi no, mi trovo tranquillamente a fare i video musicali perché mi diverto. Sono divertenti a girare, ci metti poco perché in 2 giorni hai girato. Esatto, quello era un po' la... diciamo, quello in 3D ci abbiamo messo qualche mese perché era in 3D, ma quello non è il discorso. L'Orafo, come sei arrivato a questo film? Questo film è stato scritto da me e Germano Tarricone, che noi abbiamo scritto un film insieme anni fa che si chiama Milano in the Cage, sui combattimenti MMA. Ci siamo conosciuti scrivendo quel film. Ci siamo trovati bene, scriviamo bene insieme e abbiamo deciso, io avevo in mente, volevo fare un home invasion un po' particolare. Sì. Lui aveva già messo giù un mezzo soggetto di un home invasion, ho fatto vabbè, uniamo le forze, andiamo avanti. Abbiamo scritto, diciamo, intorno al 2018 più o meno, 17-18, online, perché lui è a Sant'Arcangelo di Romagna e io sono a Milano. Una volta che è stato pronto, è finita la sceneggiatura, abbiamo fatto 6 stesure, nel 2019, tipo novembre,
mi informa che aveva messo il progetto in giro, aveva trovato qualche investitore e quindi sì, potevamo girarlo. Quindi l'idea era quella di girarlo intorno a aprile 2020. Poi è successo qualcosa di piccolo al mondo intero, chiamarsi pandemia mondiale. Covid, certo. Sì, infatti questa cosa ci ha un po' bloccato, anche per, a livello produttivo, essendo un low budget, ultra indipendente, solo tutta la spesa in più che c'è, che è venuta fuori, nuova, dei tamponi, le mascherine, le cose, una produzione piccola, contano. Assolutamente. Quindi c'era da gestirsi un po' questa cosa qua, e abbiamo dovuto rimandare le riprese ad ottobre, invece sì, poi a ottobre l'attrice Tania Bambacci, poco prima della ripresa, ha beccato il Covid. Il primo guarda, giro, mi stai tra l'altro ripetendo più o meno quello che tutti i registi sotto Covid, sia con i corti che con i lunghi, hanno dovuto soffrire. Esatto. Quindi abbiamo rimandato ancora e abbiamo girato a ottobre 2021. Sì. Quindi praticamente rinviato completamente, si può dire. Sì, tre settimane di riprese. Senti, senza raccontarci il finale, è una sinossi, come dico io, scheletrica, uso dire, no? Di che cosa parla l'orafo? Allora, è un home invasion, quindi cioè, ci sono questi tre rapinatori che devono, hanno avuto una soffiata, tramite uno dei tre, che è in casa di in casa di campagna di questo vecchio orafo. Lui ha un vecchio laboratorio dove continua anche se in pensione e quindi ha dell'oro in giro. Certo. La spiata dice che appunto è una passeggiata di salute, che questi sono anziani, non sono innocui, eccetera, e quindi loro si lanciano in questa avventura per cercare di... Allora, non trovano il laboratorio, quindi per... volevano fare le cose, diciamo, stealth, ma non ci riescono. Non trovano il laboratorio, quindi il più folle dei tre sveglia di malamente i vecchi e si fa dire dove sono, dove è il laboratorio, legano i vecchi nella sala e si mettono a saccheggiare. La porta è a tempo, a un certo punto la porta gli si chiude dietro e loro rimangono bloccati nel laboratorio con i due vecchi legati di là. Quindi c'è questa situazione un po' di stallo, quindi non si sa, perché loro sono legati, loro sono chiusi, certo, dentro. Certo, certo. E qui mi fermo. No, non andare avanti. Allora, no, che è un pochino sui generi, ecco. Esattamente. Stefania Casini, Stefano Fregni, Tania Bambacci, ma scusami, ma tu sai che c'è un'attrice che io amo in particolar modo, secondo te chi è? Buttati. Stefania Casini. Esatto. Stefania Casini. Chi è che non l'ama, dici tu? Giustamente. Insomma, io dopo ero piccolissimo, ho visto Suspiria, senza nulla togliere la protagonista, per carità di Dio, ma Stefania, per me è Stefania, per carità, è mitica. Noi sempre per aver partecipato sia lei che Pambieri, perché sono due grossi attori. Esatto, anche lei. Si sono prestati a fare un film low budget, molto low budget, e si sono prestati perché gli piaceva la storia, gli piaceva la sceneggiatura. Si sono divertiti un casino, probabilmente Pambieri poi si è divertito un sacco, perché mi chiedeva quando giriamo le scene col sangue, che voglio vedere il sangue. Era un ragazzino che giocava. Quindi... Senti, anche lei si è divertita molto. Dimmi. Com'è dirigere appunto questi grandi attori che io stimo tantissimo, perché noi lottiamo, tu lo sai, per il cinema indipendente italiano, e quando vedo attori di grosso calibro che potrebbero tranquillamente rifiutare, giusto? Perché è c'è il loro diritto, e molti e molti lo fanno senza fare nomi. Ecco, certo. È sempre bello vedere attori invece che sfidano tutto per tutto ed entrano a gamba tesa in produzioni completamente indipendenti, a basso costo. E com'è lavorare con questi grandi attori che con la loro umiltà, lo possiamo tranquillamente dire, certo, si mettono in gioco anche in film insomma, a basso costo, ma basso costo non significa bassa qualità, assolutamente. Certo, ma infatti, come si dice, no? Necessità di buzzare di ingegno, esatto, no? Quindi hai pochi soldi, devi trovare le soluzioni, e quindi devi ingegnare per farlo bene con poco, con quello che hai. Non è detto appunto che poi venga male, anzi. Assolutamente. Spesso trovi delle soluzioni registiche, no? di produzione soprattutto, che ti svoltano la scena, perché hai risolto in un modo che nessuna nelle grandi produzioni neanche ci pensano, perché non ci arriva. No, lavorare con loro
bello anche perché loro li vedi sul set come veri professionisti, loro hanno deciso di venire a fare un film a pochi soldi, come diciamo così, e capisci che sono lì perché gli piace quello che stanno facendo, quindi è proprio... È quello il bello. L'arte del loro mestiere lo vedono come un'arte e non badano solamente a quanto mi pagano per farlo, ma mi piace la storia, mi piace il personaggio e voglio essere quel personaggio. Quindi, fantastico. Ringrazieremo per sempre i due nostri... Veramente. E devo dire che il film merita, io ti faccio i miei complimenti, tra l'altro sono stata sollecitata a guardarlo dalla mia editor e mi ha detto devi guardare l'ora, poi infatti ti ho contattato perché devi guardare l'ora, quindi mi ha detto vai, e quindi sono andata a guardare questo film che non sapevo dell'esistenza, perché poi bisogna anche dire la verità, e questi film dovrebbero essere più pubblicizzati, e questa è un'altra lotta che noi facciamo, perché adesso... Loro è stata anche, diciamo, rispetto ad altri, è stata anche pubblicità, ma ci sono film bellissimi che non vengono pubblicizzati. Ne stavamo parlando ieri sera con Davide Polici sulle piattaforme, ma perché? Questo è veramente un grande peccato. È una cosa anche molto italiana. Cioè, citiamo Stanislav Rochette, ma una cosa molto italiana, perché il film è da un anno che gira per i festival, ha preso anche bei frame in giro. Esatto. Al Green Fest, allo Screen Fest al Los Green Angeles. Abbiamo preso bei premi. Ed è stato distribuito prima all'estero che in Italia. Al momento siamo sui 40 paesi venduti. In Russia addirittura è uscito in sala. Cioè in Russia è uscito a maggio in 400 copie in sala. Guarda, mi ricorda, tanto ne ha parlato pubblicamente qua, mi ricorda un altro film, Cruel Peter, che uscì prima in Russia, in Cina e poi in Italia. Cioè, veramente ragazzi, cose pazzesche. Già, Stati Uniti, Germania, Spagna, cioè dovunque. Ora ci manca, ora anche Sud America tra poco. Chi in sala, chi in VOD, chi sulle piattaforme, e a quanto mi diceva la produzione, domani 20 dicembre finalmente esce anche in Italia su Prime. Ottimo, ottimo. TV, quindi domani sarà in on demand. Quindi ecco, domani on demand l'Orafo. Progetti futuri, stai già lavorando a qualcosa, Vincenzo? Sì, stiamo allora sempre con Germano Tarricone, abbiamo scritto una nuova sceneggiatura. Sempre, diciamo che questo può sembrare un horror, ma non è solo un horror, insomma è un fan footage di base, con un prologo che non è un fan footage, che è il pretesto per cui poi si arriva a vedere quello che è stato girato, ed ha una storia che degenera piano piano, diciamo così. Non hai l'horror classico, non ci stanno maschere, cose, insomma, mostre, eccetera, ma potrebbe secondo me essere benissimo un horror per come va a finire. Questo perfetto. Abbiamo in cantiere, stiamo cercando fondi, insomma, ecco, se vogliamo organizzare la colletta online, io ci sono. Andiamo a casa. Ecco, però vedi, giustamente, questa diretta fa bene. Dani Catelli, spero di recuperare presto l'ora, ho sentito parlare benissimo. Ma anche in DM oggi su Instagram mi hanno detto... Ah, ma c'è il regista dell'Orafo, ecco, quindi sono molto contenta di questo, che mi scrivete anche privatamente in DM. Ecco, questa facciamo un po' di cultura, ecco. Perché, questa perché sai, gli italiani verso loro sono un po' snobbini, no? Lo so, molto snobbini, non un po'. Se è horror, è italiano, allora no. Se no, magari come faceva Sergio Leone, metteva i nomi finti, esatto. Inglesi. Facciamo il prossimo, ci mettiamo i nomi, insomma, coreani. Assolutamente. Vincenzo, siamo quasi al termine. Domanda, visto che sei qui per la prima volta, io voglio chiederti che ne pensi, che fine faranno le sale? Prima abbiamo parlato del significato delle tende rosse, purtroppo viviamo cinematograficamente, per quanto riguarda le sale cinematografiche, appunto un periodo non troppo buono, anche se secondo me forse una minima ripresa c'è, la vedo. Che fine faranno le sale cinematografiche, secondo te? Ma le sale cinematografiche non moriranno mai, anche perché andando un po' in giro ai festival con l'Orafo, all'estero la gente ci va al cinema. Esatto. Normale. Cioè, ma poi non c'è neanche la stagione estiva, che in Italia spegni tutto. In Italia, cioè, all'estero vanno al cinema anche d'estate, regolarmente. La questione è molto nostra. È vero che ormai, visto che i distributori, comunque tu non puoi competere con un John Wick o con uno Spider-Man, quindi è difficile che un prodotto di nicchia venga poi distribuito come gli altri film. A quel punto... voglio andare in sala la gente, sì. Assolutamente. Come promuovi? Se esci in 800 sale, qualcuno te lo va a vedere, come dire.
Esatto. Se esci in due sale, se esci, già. Quindi molti ovviamente le piattaforme ci stanno un po' salvando per Zoom, perché così hai un secondo giro, come dire, di visione, di fruizione, possibilità di farlo fruire. Secondo me non moriranno mai, perché comunque anch'io che l'ho montato, ho seguito tutti i processi, lo vedevo al computer, lo vedevo in piattaforma, lo vedevo in sala, è un'altra roba. È un Quindi altro discorso. Oh, ma l'audio assolutamente che è d'accordo. fatto, con l'audio 5.1, cioè l'audio come si deve, tu al cinema senti cose che voglia mettere le cuffie, vuole, ma Assolutamente, quindi secondo d'accordissimo. me la sala, se continuiamo ad andarci, e visto che continuiamo ad andarci, la sala non morirà mai. Bene, ottimo, messaggione positivo, sono contenta. Vincenzo, in bocca al lupo anche a te per il Vespertile Awards, per tutto quello che verrà. In bocca al lupo e ci vediamo, visto che stai preparando nuovi progetti sempre di genere, ci vediamo alla prossima. Assolutamente, Sei stato sempre il bene? genere, Hai viva il visto? genere, sempre il genere, sempre. Sei stato bene, tutto a posto, hai visto che è stato tutto tranquillo, hai visto? Sì, ma io non sono abituato a stare davanti alla camera, siamo Vai! dietro apposta. Studiamo anni per stare dietro, poi ci metto davanti, ma che vuoi fare? Alla prossima, ciao Vincenzo, in bocca al lupo. Grazie, Ciao. arrivederci, ciao ciao. Ciao, grazie a Vincenzo Ricchiuta. Adesso dovrebbe entrare il terzo regista. Eccolo qua, Romano Montesarchio Adore Ciao, buonasera, Talk. Ciao buonasera. Romano, come stai? Hai visto che è stato facile entrare? Assolutamente, infatti ero preoccupato di questa No. cosa. È la prima volta che mi capita di fare questa avventura, però No, no, no. sono contento e bene, bene, insomma, Allora, le fa piacere di domande essere con voi. Vi sto seguendo, tra l'altro, tutto molto interessante. molto interessante, cioè, ma qui Sì. passano i registi come manco le persone su un autobus, praticamente. Bello, è bello, Ed è la bella battuta idea. che mi fece Pupi Avati a casa sua, ma, perché gli feci vedere, dice, ma qui passano più persone su un autobus. Assolutamente. Allora, Romano, partiamo Eccoci. dalle domande classiche, perché anche per te qui Adore Talk è un debutto, quindi la domanda classica, anzi le due domande che sono legate però tra di loro, è la tua passione per il cinema, come iniziare, e soprattutto per il cinema di genere. Ma allora, guarda, io la mia passione per il cinema nasce in un modo molto semplice, se vogliamo, un po' da Nuovo Cinema Paradiso, cioè nel senso che da bambino i miei genitori lavoravano entrambi, quindi passavo lungo tempo con i nonni, in particolare con mio nonno paterno, che aveva il bellissimo vizio nel pomeriggio, dopo il riposino, di andare al cinema. Io sono originario di Caserta, c'era questo cinema in centro che si chiamava il Cinema Corso, e mio nonno andava a qualsiasi film ci fosse, non è che andasse a cercare come si fa Certo. oggi, sai, voglio vedere quel film, quella cosa lì. Lui andava, cioè aveva il vizio semplicemente di andare lì, si fumava la sigaretta, all'epoca si poteva fumare in sala, si sedeva e vedeva qualsiasi film. E spesso, spessissimo, anzi, proprio perché stavo con loro, mi portava. E quindi io piccolino, grosso modo, insomma, mi trovavo nelle sale cinematografiche a vedere i film più disparati. All'epoca c'erano i western, le commedie italiane, insomma, tante cose. Quindi da lì, in qualche modo, ho acquisito il vizio del cinema, se vogliamo, che Ecco. poi ho portato avanti sempre, ecco, con Senti, ma grande io gioia. leggo qua. Sì. Videomaker, fotografo, operatore di ripresa, addirittura critico cinematografico. Ma Sì, scusa, sì. io, ah, sì, io ti devo fare una domanda. È più Sì. fa. Come ci si senta essere critico cinematografico e fare anche regista? Perché. Ma guarda, quello è un errore di gioventù, cioè nel senso che quando ero più ragazzo, cioè frequentavo un cineclub che faceva anche un giornaletto, una serie di cose, insomma, Però quindi l'hai fatto. pur di fare qualcosa, sì, l'ho fatto, insomma, pur di fare qualcosa, pure alle cose dell'università, insomma, avendo comunque la passione del cinema, andavo spesso al cinema, mi divertivo a recensire dei film, i film che erano in sala, e quindi, diciamo, nasce quella cosa lì. Poi era anche un retaggio così
del periodo della Nouvelle Vague, dove molti con i cahiers du cinéma erano cinefili incalliti, scrivevano oltre a loro a un certo livello, insomma, facevano il cinema, non come me, e quindi c'era questa cosa che mi divertivo a scrivere film. Poi, insomma, studiavo lettere all'epoca, avevo proprio indirizzo cinematografico, dove tanta critica più che altro, più storia, no, del cinema, Sì, sì, anziché sì, sì, sì. le mani in pasta. Poi dopo, però, avevo capito che più che parlarne o analizzarlo, il film, il cinema, mi piaceva fare delle cose. E quindi ho cominciato un po' prima, banalmente, con una macchietta fotografica. Insomma, all'epoca non è che c'erano videocamere o i telefonini che hanno. Insomma, il video non era così facile farlo, No, dovevi all'epoca no, procurare un no. attrezzo particolare, eccetera, eccetera. Quindi costoso anche. Allora, insomma, con la macchina fotografica era più facile. Quindi facevo fotografie. Poi piano piano ho cominciato, insomma, ho fatto una scuola specifica di cinema e lì ho cominciato a conoscere il mestiere dell'operatore, il direttore della fotografia e quello è stato l'ingresso, se vogliamo, cioè proprio come assistente operatore. Quindi, anzi, proprio le prime cose tiravo i cavi, diciamocela tutta, cioè proprio manuale, ecco, come È la cosa, però. famosa gavetta, non sei l'unico, che Sì. tirava. Ma tutti, ma va fatta, è fondamentale. Senza di quella credo che si percepisca talmente poco del mestiere del cinema. Assolutamente. E quindi poi piano piano lì inizi un percorso, cerchi di capire come poter fare, tanto guadagnarti qualcosa, farti strada, poi fare delle cose Assolutamente. tue e via dicendo. Poi Per l'horror, però, dimmi. ecco, per l'horror. Per l'horror, poi dopo c'è un'altra Per domanda l'horror in interessante. particolare, guarda, io ho una cosa, io inizio come documentarista, cioè io ho sempre fatto film documentari fino a quest'ultimo, al Esatto, e primo tra film di poco ne finzione, parleremo di ne questa passione per il parliamo, documentario. però fino ad oggi, cioè fino a poco tempo fa, ancora oggi, faccio documentari, sempre fatti, quindi realismo, cioè cose così, poi mutano con gli anni, però insomma. C'è una questione di approccio alla realtà. L'horror, documentari horror, non è che ne esistano tanti, No, però questo, guarda, pochi. è stato motivo di grandissima frustrazione per me, perché io da sempre, da ragazzo sostanzialmente, coltivo una passione quasi maniacale e ossessiva per Hitchcock, che in qualche modo, Ha detto niente. insomma, hai detto niente, bravo, esattamente. E quindi con lui poi tutta una serie di a seguire, tutta una serie di autori, registi, da Carpenter, Jacques Tourneur, insomma, tanti persone, registi, insomma, classici che frequentano quelle che sono atmosfere di paura, Sì. atmosfere di tensione, anche noir, moltissimo, veramente tanto. Ecco, quindi se dovessi dire più, forse, ecco, il giallo e il noir sono dei generi che in qualche modo mi hanno sempre attratto e che ho sempre in qualche modo frequentato E tantissimo. mi piace molto, Romano, che tu distingui appunto questi due generi che io amo molto e che vanno distinti per l'appunto il giallo che è una cosa e il noir che è un'altra cosa, perché molti invece Assolutamente. fanno, no? Assolutamente, Fanno il calderone, fanno un po' il minestrone. assolutamente, come l'horror è un'altra cosa, cioè Esatto, l'horror assolutamente. è ancora più genere come film, ha dei Bravo. canoni linguistici e tematici assolutamente peculiari, per cui va distinto. Tra La l'altro sono domanda che ti volevo bellissime. fare, Romano, molto è, ma in qualche modo mi hai quasi risposto già. Il documentario ti appassiona oppure in qualche modo ti ci sei trovato e poi hai continuato? Allora, guarda, mi ha sempre appassionato, cioè nel senso che in qualche modo i documentari, boh, che ne so, di De Sera, Pasolini, insomma, erano Sì. qualcosa che vedevo, mi piacevano, insomma, era un approccio al cinema che in qualche modo condividevo. Ma sicuramente quello che mi ci ha fatto trovare dentro è l'immediatezza di realizzazione, perché agli inizi, non avendo grandi budget, non puoi mettere su una troupe, non puoi lavorare con attori, tutta una serie di cose. La cosa che mi veniva più spontanea era prendere appunto una telecamera e andare a filmare. Le prime cose le ho fatte così, sostanzialmente, quasi del tutto, in maniera del tutto autonoma, ed ero felicissimo, cioè da sotto, davanti ai miei occhi si avverava un film, si avveravano delle immagini, succedevano delle cose che altrimenti non avrei potuto fare. Quindi io Certo. ringrazio infinitamente il documentario, perché
senza di lui non avrei sicuramente fatto questo mestiere e non avrei affinato in maniera autonoma delle capacità anche di messa in scena, perché poi il documentario non è semplicemente osservazione, ma è No. comunque raccontare una storia attraverso chiaramente le cose della realtà, le cose che accadono, a prescindere da me, sostanzialmente. Assolutamente. Come sei arrivato a Glory Hole? Allora, Glory Hole intanto inizialmente non si intitolava così, si intitolava La Tana, aveva questo titolo iniziale anche perché era in qualche modo liberamente tratto, ispirato a un racconto di Kafka, che era appunto La Tana. E mi piaceva molto l'idea di quest'uomo che in qualche modo andasse a rinchiudersi in una tana, nello specifico in un bunker, e rimanesse in qualche modo imbrigliato nelle sue stesse fobie, cioè la fobia di salvarsi era la sua prima prigione, se vogliamo, in qualche modo, come accade appunto nel racconto di Kafka. Ovviamente negli anni, nato come progetto di finzione è nato un bel po' di anni fa. Ecco. Volevo inizialmente raccontare, oltre alla questione kafkiana, volevo raccontare la vita di un uomo in un bunker, i bunker quelli della criminalità per intenderci. Quindi se avessi voluto farlo in forma documentaristica, avrei dovuto trovare un latitante che si facesse filmare in un bunker, invece è una cosa assurda, Un no? po', quasi, quasi impossibile. È vero che all'impossibile non c'è mai limite, ma sono quasi Assolutamente, da assolutamente, cioè, assolutamente. Esatto, Anche perché poi nell'horror ci sarei finito io in prima persona, diciamo. Anzi, già, capisci? chi mi avrebbe trovato più? Ecco. E detto ciò, ovviamente non potendo fare questo, ho detto questa storia me la invento e quindi ho cominciato a ricamare su una storia che poi è cambiata molto nel corso del tempo, è diventata appunto Glory Hole perché c'è questo buco all'interno di un buco che è appunto il bunker, che diventa il viatico per tutta una serie di visioni, sogni, incubi del personaggio che si è rinchiuso dentro. Da qua prende una sorta di veste appunto un po' misterica, un po' noir, anche un po' horror, perché gli incubi di cui questa persona è vittima in qualche modo sono Da quello che ho non letto privi di anche sugli menzione. articoli, c'è anche un po' di horror, sì, C'è anche un effettivamente. po' di horror, mi piace, insomma, ci è piaciuto a noi che l'abbiamo fatto, strada facendo, strizzare un po' l'occhio anche al Ed è giusto. genere, che è un qualcosa Tra che è l'altro, amatissimo quando Roma fa è delle stato cose. girato in campagna, se non erro, giusto? È stato girato tutto in Campania, per l'esattezza è stato girato in buona parte, per buona parte sottoterra, in Mamma mia. questo più o meno quasi vero bunker sotto Casal di Principe, e quindi una provincia ad alto tasso, insomma, di criminalità. Cioè, Casal di Ecco. Principe è una terra che in qualche modo di bunker reali, veri, con latitanti Però c'è riconosciuti. l'animo da regista documentarista. Beh, in qualche modo siamo Il andato a rischio. cercarmi qualcosa Certo. che sì. Poi un Esatto. po' da documentarista, un po' le tematiche della criminalità, essendo anche È campano, mi ovvio, appartengono e certo. quindi ci ho dovuto un po' sguazzare dentro con grande piacere. Però anche perché è un mondo che conosco, se vogliamo, quello là della criminalità lo conosco, non perché, cioè proprio per retaggio culturale di quelle terre e quindi insomma l'ho provato a raccontare in una veste diversa, cioè non è un film alla Gomorra per intenderci, ma assolutamente tutt'altro, cioè, è proprio entrare in qualche modo nella psicologia, nella testa, negli incubi, nei sogni, nei desideri di un criminale che si deve nascondere sottoterra, Assolutamente. appunto in un bunker. Peggio di una talpa, pratica, peggio di una talpa, praticamente. Peggio Peggio di di una una talpa, talpa. sì. Sì. Qual è il messaggio che tu vuoi trasmettere con questo film? Un messaggio sociale? Qual è il messaggio sociale, se c'è, che vorresti trasmettere con questo film? Ma allora, guarda, il film sostanzialmente dà questo messaggio che è un po' il succo di un monologo, un lungo monologo che c'è alla fine del film, cioè non spoilerò niente chiaramente, No, però no, il no. personaggio a un certo punto, alla fine di tutto, della sua epopea, in qualche modo si siede e racconta quello che è
la sua verità, e la spiega, e spiega anche un po' le motivazioni di quello che ha fatto e del perché si è dovuto nascondere. Non lo dico perché sennò sarebbe appunto, declarerei il finale del film, E ancora vediamo deve gli uscire. spoiler. No, ancora deve Esatto. uscire, allora sai com'è, diventa, però Ecco, tra al di l'altro, là di questo. Romano, poi abbiamo parlato anche privatamente. A me risulta che è in questa stagione invernale che dovrà uscire il film. Ah, Sì, è stiamo vero? pianificando, sì, assolutamente, stiamo pianificando, insomma, di uscire più o meno in un Esatto. periodo che sia la fine dell'inverno, inizio della primavera, grosso modo, Ecco. e quindi dovrebbe essere, no, fra qualche mese, ecco, date precise non te le so Marzo, dire, febbraio, ma marzo, marzo, aprile, ecco, stiamo marzo-aprile, prendendo lì. marzo-aprile. E faremo un'uscita chiaramente come se ne fanno per questo tipo di film, e uscite più o meno a evento, cioè nel senso che saranno tutta una serie di date, un Certo, po' certo. sparse per l'Italia, accompagnate da me, da degli attori, chi potrà venire ovviamente, chi da produttore, insomma, direttore della fotografia, montatore, insomma, chi vorrà, che ha lavorato al film, può venire A Roma a Roma, invitami, cominciamo. Romano, io vengo, eh. Ma scherzi, ma stai Alla scherzando? Cioè, prima, vengo. assolutamente sì, Sono curioso. siamo già in contatto, sono felicissimo, insomma, di tutte queste cose qua. Insomma, il messaggio comunque, come ti dicevo, è quello di sostanzialmente un uomo può sfuggire tutto tranne che alle sue paure, e soprattutto dinanzi anche l'uomo più crudele, dinanzi all'amore, in qualche modo a un certo punto può pentirsi, può provare a pentirsi. Cede, E cede, 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 cede. Su cede. questo c'è una recondita chiave romantica, se vogliamo, dai. Oggi il romanticismo è un po' l'onda, dalle È l'onda. 21:10, da quando è arrivato Brando De Sica, c'è questa onda Ci vuole. di Assolutamente, assolutamente. romanticismo. Assolutamente. È fondamentale, Siamo secondo tornati un po' in me. quell'epoca sul cinema di genere che torna un po' verso il romantico e verso la riflessione, che secondo Chiaro. me è importante, che ci eravamo un po' persi forse fino a qualche tempo fa, la riflessione dei film. Del cinema di genere. Progetto futuro, lo so che ovviamente sei in preparazione per questo, ma stai già pensando a qualcosa? Sei in lavorazione su Sì, qualcosa? assolutamente sì, anche perché sono reduce da un incidente, purtroppo, cioè nel senso, ho fatto un incidente con il motorino, quindi Ecco, ho avuto aia, diciamo, un mi periodo di dispiace. convalescenza a casa forzata, e questo però ha fatto sì che potessi concentrarmi È bello sulla È scrittura. bello parlare con i registi, perché quando siete malati di Covid, quando avete incidenti, tutto mi dite meno che giocate a burraco. Questa è una cosa fantastica, scrivete sempre. Beh, uno cerca di fare quel che può, insomma, sì, poi chi Bravi, prova già a burraco non so manco bravi. giocare, quindi Non ti manco muore io. le gambe, quindi non so, ti dico la verità, Nemmeno proprio quello che devi farlo. Però io. sì, insomma, uno cerca di leggere, di vedere tanti film, ascoltare musica, chiaramente, però scrivere, poi cioè, durante la giornata Quindi arrivi a c'è questo occupare nuovo con le... progetto, c'è questo nuovo C'è questo progetto. nuovo progetto che anche questo ha comunque a che fare con delle forme abbastanza, come devo dire, visionarie, e anche dalle tinte anche questo abbastanza noir sostanzialmente, no? Sì. Non riesco a farne a meno, se vogliamo, quando penso a una storia finta che non sia documentaristica, ecco, non riesco a farne a meno. Ma anche documentaristicamente, perché ho fatto, leggiamo nel mio percorso, dei documentari in Africa, delle cose sulla cultura africana e via dicendo, e mi sono spesso imbattuto in quella che è la magia nera, di Witch Doctor, insomma, e devo Sì, dire che l'ho trovata sempre di estremo fascino, di grande interesse, e ho provato sempre ad approfondirla e inserirla sì. E in questo è ogni bene. racconto, anche documentaristico, insomma, ecco, Senti, come ultima cosa. domanda, come ho fatto anche all'altro regista, te la faccio anche a te, anche perché io sono sempre molto curiosa di un po' Certo. sentire un po' tutte le vostre opinioni riguardo le sale cinematografiche, un tuo pensiero, se finiranno, se diventeranno d'élite. Se tra 50 anni non esisteranno più, cosa prevedi? Guarda, io allora, purtroppo previsioni non credo che comunque in qualche modo resista, ecco, non in maniera capillare come lo era fino a un po' di anni fa. Purtroppo quello Quello non più. non ritornerà più, anche se credo ce ne sia un bisogno enorme, ci sia bisogno proprio bisogno sociale.
di andare in sala a vedere i film con gli altri, intanto sullo schermo grande, Certo. ma proprio condividere, no, le cose che si vedono. Ma comunque sia, penso che sia un'attrazione, uno spettacolo, motivo di uscita che in qualche modo farà sì che rimangano ancora le sale in auge. Saranno sempre diverse, saranno purtroppo sempre più piccole, È un po' vero, più già intime, accade, però credo, me lo auguro di tutto cuore, che rimangano. Questo sta creando comunque nell'economia della distribuzione attuale, insomma, dei vuoti, perché molti film vengono già pensati direttamente per la piattaforma, già, quindi vero, vero. vanno a finire direttamente lì, mentre poi ce n'è un bisogno comunque di un certo tipo di film che siano dedicati alla sala. Quindi a un certo punto qualcheduno li ricriminerà. Io spero, come tutte le mode, che siano cicliche, a un Beh, certo punto oh, ritorni questa. come dico sempre, i vinili sono tornati, quindi, Hai capito? hai Cioè, capito? C'è, un ritorno c'è. ci sarà. Speriamo per tutti Romano, quando io sarà. ti auguro in bocca al lupo, ho il sentore che Crepi. ci rivedremo presto, visto i tuoi Per progetti forza di futuri, cose. per forza di cose. In bocca al lupo per tutto. Grazie dell'invito, siete Grazie carinissimi e ci sentiamo presto, poi a te. ci A vediamo presto. anche per il film. Ciao, grazie Romano. Buon proseguo, A ciao ciao. te, ciao, grazie a Romano Montesarchio, carinissimo anche lui, e adesso una vecchia conoscenza stavolta, è una vecchia conoscenza, lo facciamo entrare. È una vecchia conoscenza, adesso che girerà la camera Sì, spingendo. aspetta. Spingendo sulle due freccette davanti a te, eccola qua. E no, tu, gli altri sono tutti debutti, ma tu hai sentito che Brando voleva venire a casa mia per fare l'intervista. Ma vengo io a casa, vado io a casa sua, no, lui a casa. Allora, no, sì, beh, è troppo fa. Allora, Io parto con una gaffe fantastica della camera invertita, già per far capire quanto io sia comunque, guarda. seppur attivo sui social, Guarda, non particolarmente pratico di dirette, cose se ti così. faccio vedere com'è la stanza mia, è un disastro completo, non puoi capire che cosa c'è. Allora, Fabrizio, allora io ti devo fare però Caratania. la presentazione ufficiale, te la faccio anche se sei ormai di casa qua. Fabrizio, la Monica, Dore Talk. Ecco, questa, Eccomi. ecco, così poi rimane. Allora, parliamo subito del corto che tu hai presentato per il Vespertine Awards, Maria e il Diavolo. Allora, ovviamente, partiamo subito senza fare spoiler, eh? Cerca di Sì, darci, sì, come sì. dico io, una trama scheletrica, un po' così. Vai. Beh, è un corto, tra virgolette, abbastanza onirico. La storia è quella di una ragazza che è perseguitata da una figura che potrebbe essere il diavolo, come potrebbe essere un diavolo, come potrebbe essere la sua immaginazione, non è così importante. Comunque è una ragazza perseguitata da questa figura che ha preso le sembianze del padre di lei, Ecco. che si scopre all'inizio del corto, quindi non è uno spoiler antipatico. Il padre di lei è morto suicida, quindi questo demonio, questo diavolo, tormenta questa ragazza prendendo quelle sembianze lì. Poi chiaramente non sto qui a dire adesso No. come si presenta a lei, in che maniera, No. con quali abiti, in quali contesti, eccetera, eccetera. Né perché il padre si è suicidato, questo però lo posso dire, lei ha anche un ruolo nel suicidio del padre, quindi insomma questa manifestazione del senso di colpa si materializza e un pochettino la tormenta. È la caratteristica del corto che insieme al co-sceneggiatore, che questo è stato un corto che abbiamo realizzato a quattro mani, non come regia, la regia è mia, però come insomma ideazione, Ideazione, tutto, sì. sceneggiatura. Ci siamo ispirati a varie opere, anche classiche, di rappresentazione demoniaca, che abbiamo citato andando proprio a riproporre quelle opere con le inquadrature, e nei titoli di coda facciamo proprio vedere le opere di Adoro. riferimento. Quindi
ci siamo divertiti. Insomma, il corto è molto semplice, tu sai, io principalmente mi dedico ai film, i corti sono un po' il passatempo tra un film non e l'altro, so, o quando per qualche motivo i lavori su un film si interrompono, devo stare fermo quel mese e mezzo, quei 2 mesi, quei 3 mesi, o perché sto aspettando una maestranza che finisca il proprio compito per andare avanti, quindi se posso giro un corto per mantenermi in allenamento, ma del diavolo è stato questo. Una parentesi tra progetti più grandi. Però devo dire che credo sia il corto migliore. Esatto. Credo sia il corto migliore che ho fatto, anche perché, ripeto, anche il contributo esterno di questo amico mio che mi ha dato queste idee anche interessanti, perché l'idea di base, diciamo, era sua e lui voleva questa figura che tormentasse una ragazza, però mancava il perché. Il perché è venuto a me, ho messo il rapporto di parentela, cosa era successo, e poi abbiamo costruito insieme. Penso sia un buon corto, almeno da un punto di vista strutturale e così ideologico, secondo me è un corto interessante, un po' perverso, un po' artistico, sono abbastanza contento. Quanto avete lavorato, Fabrizio, a questo corto? I giorni di lavorazione, montaggio? Ah, il set saranno stati 3-4 giorni pieni di set, il montaggio, ma compresa la post-produzione audio, che è chiaramente la parte più complessa, penso un paio di mesi. Insomma, penso circa un po' poco meno di 3 mesi era tutto completamente fatto. Sì, penso di sì. Tra l'altro, tu vieni da due grandi opere, secondo me. Una in particolar modo che io adoro è Dio non ti odia, che secondo me rimane un po' il tuo faro, senza poi togliere all'opera successiva. Però Dio non ti odia, secondo me, è proprio insomma una bella rappresentazione filmica. Sono contento di sentirlo. La maggior parte della gente preferisce Il buio del giorno. È bello, però sono felice che qualcuno preferisca Dio non ti odia, perché è un film molto meno commerciale, molto più, più vicino a me, più vicino a come sono io. È più particolare. Sì. Sono molto contento che qualcuno lo preferisca, sono veramente contento. Il mio cuore è là. Però, e poi con The Dark, però Il buio del giorno hai vinto diversi premi e ti sei fatto conoscere popolarmente, come dico io, no? In qualche modo. E diciamo, si va sempre avanti e non indietro, però ancora ce n'è di strada. Due opere, c'è cioè che Simone Vara, sono team Il buio del giorno, lo so, ma io sono un po' più particolare. Quasi tutti sono team Il buio del giorno, è realizzato meglio, quindi chiaramente ci sta che piaccia di più, però è talmente diverso come ritmo, temi trattati, colonna sonora, ambientazione, che si va proprio molto a gusti, secondo me. Poi chiaramente Il buio del giorno è fatto meglio, chiaramente, però sono felice che qualcuno mantenga il ricordo di Dio non ti odia ancora vivo. Assolutamente sì, anche se è già passato qualche annetto, ma assolutamente sì. Sì, ma quello che volevo sapere, appunto, due opere, due figli, Dio non ti odia e The Dark, volevo sapere che esperienza, cioè che cosa ti sei portato dietro da queste due esperienze. Infatti, l'abbiamo detto poco fa, in due anni completamente diversi, a qualche anno di distanza l'uno dall'altro, che cosa ti porti dietro da queste due esperienze fondamentali per la tua carriera? Beh, posso dire che Dio non ti odia è stato il primo film che mi ha fatto uscire un attimino dal guscio. Sì. Nel senso che io avevo già realizzato tante opere, però non le avevo mai presentate ai festival, perché non mi sentivo ancora all'altezza. E anche quando ho iniziato a presentare Dio non ti odia ero pieno di dubbi e di paure per tanti motivi, perché sono consapevole dei limiti sia miei sia dovuti chiaramente a dei budget molto irrisori. Però quel film mi ha un attimino fatto uscire dal guscio e mi ha fatto entrare di più in questo sistema in cui adesso vivo, e quindi si può considerare sempre nel campo indie il mio primo vero film, e mi ha aperto la strada per alcune cose, e soprattutto mi ha dato una serenità e un comfort per poi proseguire con tutti gli altri progetti. Non so se mi sono spiegato bene, però sì.
significato tanto quel film perché mi ha aiutato a superare delle insicurezze. Mentre Il buio del giorno è stato il primo film dove io ho avuto delle collaborazioni importanti, come Importanti. sai, ho avuto Sergio Stivaletti. Stivaletti a farmi gli effetti speciali anche come supervisore generale perché il nostro accordo era. Siccome io ci tenevo al Sergio Stivaletti Presenta, che poi ho avuto, chiaramente lui voleva che il film gli piacesse, altrimenti non avrebbe Partecipava, accettato. E certo. quindi, quando ho finito il montaggio, glielo ho mandato io terrorizzato dall'ansia, perché chiaramente Stivaletti è una figura storica Ovvio. importante, che è un nome. E quando il film mi ha detto che gli era piaciuto, io ero molto contento. E poi ho lavorato anche con Marco Balzerotti, che è un doppiatore che stimavo tantissimo, stimo tuttora, abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo spesso, ci siamo sentiti fino a ieri telefonicamente. Quindi, insomma, Il buio del giorno è stato il primo film, seppur sempre una produzione piccolissima, budget irrisorio, inesistente. Però sono state le prime collaborazioni anche con delle persone che non erano più soltanto i miei amici che mi supportavano già da anni. Avevo delle responsabilità di portare avanti un progetto, un prodotto che avesse una qualità almeno discreta sotto tutti i punti di vista, perché non dovevo tradire la fiducia accordatami da Ovvio. due persone importanti nel campo del doppiaggio Balzerotti, nel campo degli effetti speciali al cinema in generale horror Stivaletti. Quindi Il buio del giorno è stata la mia prima collaborazione con persone che non potevo deludere. E ad oggi non credo che siano deluse perché, Non credo insomma, siamo proprio. tutti contenti dei Non credo risultati. Quindi proprio. più o meno questo sono stati dei tasselli importanti della mia carriera, per quanto chiaramente sono tutti film di gavetta. Io sarò soddisfatto quando potrò dirigere il mio primo film vero. Vero, Significa non più con 5.000 euro, 10.000 euro, ma ma con il una mio milione e sostanza. mezzo. Però questi mi sono serviti a prendere una dimestichezza. E, fra parentesi, quando mi parlerai dei progetti futuri, ti dirò una cosa. Penso mi farai questa domanda perché l'hai fatta ai tre precedenti Quella è registi. una Quindi domanda che faccio a tutti. è chiaro, quindi poi ti dirò una cosina. Quindi questi due film mi hanno, uno, aiutato a credere di più in me stesso, e l'altro mi ha fatto tenere la fiducia di persone esterne per la prima volta e non più soltanto gli amici che comunque ti supportano, se sono amici ti supportano, come Ferdinando Gattuccio, per dirne uno, o Roberto Romano, insomma, sono ormai persone che sono con me da tanti anni, quindi mi hanno dato questo. Due sicurezze diverse, per quanto io che chi mi vede può pensare di no, perché sono comunque una persona abbastanza estrosa, abbastanza simpatica, tu lo sai come sono io, però in realtà sono una persona molto piena di dubbi, sempre Lo so, che perfezionista e cerco di fare sempre meglio, quindi il consenso abbastanza positivo che entrambi i film hanno avuto nel settore, nel circuito indipendente, chiaramente mi ha dato chiaramente tanto, è stato positivo. Fabrizio, di solito, insomma, nel mondo dell'arte, nel mondo del cinema, si dice, ah, ma quei registi non si sopportano, ah, figurati, quello non può vedere quello. Invece tu e ad altri avete dato dimostrazione con Evil Building, invece di lavorare bene insieme, seppur separatamente, facendo un film, Ah, sì. esatto, un film a episodi, ne abbiamo già parlato in una vecchia diretta insieme a te, però mi piace sempre questa cosa, perché vi siete messi insieme, tra amici, comunque tra conoscenti, in qualche modo avete portato... Vi Sì, siete portati a casa anche questo risultato? io ho partecipato in quel caso col cortometraggio Abyssus, Esatto. che ho anche lì un bel ricordo perché la realizzazione è stata molto divertente, con Corrado Solari, protagonista, quindi un attore veramente che ha fatto la storia del cinema italiano, ha lavorato con Elio Petri, con Leone, con Verdone, con tanti altri, Con quindi. grandi nomi. E quindi lui fu la prima volta che io ho avuto un attore con un grosso trascorso sul set ed era bello proprio vedere come si approcciava proprio al set. Quella è stata una bella esperienza perché comunque con Davide Pesca ci eravamo sentiti soltanto, non li ho mai incontrati, nessuno dei registi di quel progetto lì, non li avevo mai incontrati, né, forse no, poi Davide Cancila o Cancila, non mi ricordo il cognome, poi l'ho conosciuto di Ok. persona, però.
Erano comunque persone che vedevo che avevano la mia stessa passione, che facevano lo stesso che facevo io, però io, sai, in Sicilia non c'è tutto questo grandissimo cinema indipendente horror, ce n'è pochissimo. Non sono l'unico, però se ne fa poco. Quindi quella fu, già parliamo di vari anni fa, quindi fu la prima volta in cui io collaboravo con tante altre persone con i miei stessi obiettivi. È stata una bella esperienza, sono contento. A questo punto la domanda è, voglio qua, progetti futuri, ci siamo. Io in maniera, fra virgolette, segreta, per quanto era un po' un segreto di Pulcinella, sono circa 2 anni che sto lavorando a un nuovo film, che fra parentesi, questo nuovo film di cui io non ho pubblicato mai un trailer, non ho pubblicato la locandina, non ho detto il titolo, non ho detto nulla. Uno potrebbe pensare, vabbè, questo film magari vabbè, sta iniziando adesso. No, il film è quasi pronto in realtà. Forse se tutto va bene lo abbiamo finito addirittura entro il 2023, quindi siamo veramente agli Agli sgoccioli. sgoccioli. Ah, hai tenuto tutto in gran segreto. Sì, io l'ho girato, è anche un film più grosso dei precedenti. Vabbè, intendo. Sempre per i miei standard, più grosso, è un passo avanti, Sì, semplicemente si tratta esatto. sempre di un piccolo film, di cui neanche adesso dirò niente perché, cioè, tranne queste quattro cosine che sto anticipando per la prima volta che ne parli. Allora, è un horror? Possiamo sempre essere un horror? Come tu sai, io non ho mai fatto horror. È in linea con quello che ho fatto finora, perché io non Ok, considero horror va bene. quello che ho fatto fino adesso, però. Va bene. Siccome io amo l'horror visceralmente, ci sono degli elementi comunque di mistero, di violenza, di sofferenza che sono Un thriller riconducibili. con venature horror, va, buttiamolo lì. Ufficialmente è un thriller d'avventura, mentre Il buio del giorno era un thriller psicologico. Questo è molto Assolutamente. diverso. È un thriller d'avventura con elementi orrorifici e di un altro genere che non posso spoilerare. Certo. Il motivo per cui non ne ho mai ancora parlato apertamente, nonostante sia quasi finito e tutto il team non vede l'ora che io inizi a parlarne, a pubblicizzare, eccetera, eccetera, è il fatto che, siccome ancora Il buio del giorno in Italia non è uscito, trovo sbagliato accavallare le due Bravo. cose. Perché Il buio del giorno, che quando uscirà si dirà il mio nuovo film, in realtà io ci sto a lavorare da 4 anni, quindi. Per me il nuovo film è quello a cui sto lavorando adesso, ormai è vecchio, però il Esatto, pubblico non l'ha visto, tranne i esatto. festival e qualche altra persona. Quindi io inizierò a parlare di questo film appena Il buio del giorno sarà Sarà uscito in uscito fuori. DVD, sulle piattaforme. Io subito dopo inizierò a parlarne di questo nuovo film e non ci sarà bisogno di attendere altri 4 anni per vederlo, perché io del buio del giorno ne parlo da quando l'ho iniziato. Quindi. Nemmeno io ne posso più di sentirlo questo titolo. Guarda che Simone ha spoilerato il titolo del film, spero sia fasullo. L'uomo. No, dice cazzate, dice cazzate. È un cazzaro. E quindi, Simone. quando io inizierò a parlare di questo film, confido entro un annetto da quando io inizio a parlarne, sarà il film già pronto per uscire, a differenza dei miei precedenti film dove, ripeto, li annunciavo. Poi il punto qual è? Questo lo dico per chi magari non lo sa. I registi indipendenti sanno quando lo finiscono il film, ma non è che sanno quando può Quando essere visto, a è meno che non lo vero. mettono su YouTube. Cioè, ovviamente, quando si sale un po' di livello, si abbandona YouTube, perché io pure ho fatto dei film per YouTube 10 anni fa, ma ho smesso chiaramente di mettere la roba su YouTube. Io ho firmato un contratto di distribuzione. 6 mesi fa, però, ancora il film in Italia non è uscito. Però io ho firmato, quindi tu sai quando ti accordi, sai quando lo finisci, ma non sai quando Questo, gli esce. Quindi, accordi vanno rispettati. non voglio ripetere gli errori del passato, iniziare a No. parlare anni prima di una cosa e poi dover dire fino a ieri mi chiedevano: ho fatto un post sul buio del giorno, ma quando esce? Ma quando esce? Sono mesi che dico: non lo so, non lo so. Uscirà, raga, Però uscirà, non lo decido sono io. molto curioso, staremo a vedere questo nuovo progetto, questo tuo nuovo progetto. Sono Da veramente molto. a te in chat, appena chiudiamo, ti mando la locandina del Va film, che benissimo, chiaramente te lo va benissimo. meriti anche per quello che tu fai per me e per tutti i registi Grazie, indipendenti. Tu grazie. fai un lavoro
Che bello, è utile per noi avere qualcuno che ci valorizza, ci cerca, è importante. Grazie a voi, grazie a voi. Quindi, il minimo che posso fare, ti faccio questo regalino in Grazie, superanteprima. caro. Grazie, rimani con me, siamo in chiusura, rimani un attimino con me. Voglio ricordare, questo era Sì. l'ultimo appuntamento di Eurotalk del 2023. Ripartiremo il 2 gennaio del 2024 con tre scrittori che ci racconteranno le loro opere, soprattutto le ultime opere. Domani però torneremo con la finestra sul thriller, speciale Natale, l'ultimo treno della notte di Aldolato. Parleremo di questo e poi parleremo anche di un altro film che è un classico, un thriller per l'appunto natalizio, Black Christmas, un classicone. Ne parleremo poi Sì. giovedì 21, appuntamento con Seriland per parlare delle serie sulle piattaforme di genere. Il 22 poi appuntamento con Horror Chocolate, dove affronteremo tutta la saga di Silent Night, Deadly Night, appunto anche qua uno speciale Tema. natalizio, esatto. Molto a È tema. molto a tema. Dopo ovviamente le vacanze natalizie, torneremo mercoledì 27 con il fruscio del nostro frusciantone, il fruscio di Frusciante, parleremo di diversi temi, ci saranno delle sorprese, poi capirete. E poi giovedì 28 i cultissimi con Paolo Nizza e Dario Ballantini, e con loro ovviamente parleremo anche qua di due film importanti natalizi, venerdì 1 su 2, i Gremlins, che insomma torneremo anche qui un altro classico. E poi l'ultimo appuntamento di Horror Chocolate venerdì 29 dicembre, l'ultimo appuntamento proprio, l'ultima diretta del 2023. E poi vi diremo di che cosa parleremo. Insomma, tanta, 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 tanta roba. E poi da gennaio ripartiranno anche tutte, continueremo ad intervistare tutti i registi di lungometraggi e cortometraggi che si stanno continuando a presentare per il Vesperti Awards. Sono oltre 50 opere in questo momento, sono veramente pienamente soddisfatta. Tutte italiane, tutte in un Ma range, ecco, tutte una nelle. settimana all'anno di pausa falla, Tania, una settimana di Me vacanza prenditela l'ha detto l'anno. pure Davide Pulici in privato. Siamo sempre Dai, in dico dall'1 al 10 litigiamo. gennaio in ferie, in ritiro spirituale, Ritiro non so, spirituale. te lo meriti, te lo meriti. Nessuno ti direbbe ah. Non vuole lavorare. No, Tania è sempre attiva, Sempre, quindi sempre secondo me te lo purtroppo. meriti. È così. Allora, Fabrizio, in bocca al lupo, buona fortuna, va bene? Grazie, E che grazie. vai. Sono felice di essere l'ultimo ospite dell'anno. Oh, è L'ultimo figa ospite di comunque. Oretalk. Poi ci rivediamo. Un bacione Grazie. forte, poi ci sentiamo in privato. Ciao Ciao, Tania, ciao a grazie a te. chi ci ha seguito e a chi ci seguirà. Ciao ragazzi, Ciao a ciao a tutti. tutti, ciao.